Nei giorni scorsi abbiamo ricordato la figura di San Benedetto, il principale patrono d'Europa. Questo personaggio, questo uomo figlio di una famiglia importante, colta, una famiglia ricca e la madre nobile, che a un certo momento mandato a studiare a Roma ha la percezione chiarissima che la società in declino eh, ha bisogno di una svolta ed è così che si ritira, comincerà la sua vita eh, di monaco, che non sto qui a ricordarvi, e diventerà di fatto eh, il motore non solo spirituale ma anche culturale eh, eh, che rimetterà in piedi il mondo dopo il crollo dell'impero romano con tutta la sua corruzione. San Benedetto io lo trovo che, sia, trovo che sia un santo di straordinaria attualità. Lui ci lascia quel detto ora e labora, prega e lavora, che qualcuno potrebbe pensare che sia un moto per, per i monaci, per quelli che vivono nei conventi. In realtà lui in quel tempo dice, dobbiamo da una parte recuperare la spiritualità. Vedremo, riprenderò questo concetto alla fine di questa mia riflessione. Dobbiamo recuperare la spiritualità, cioè un mondo che non ha anima, è un mondo che non va da nessuna parte. Qua basterebbe leggere tutti i profeti dell'Antico Testamento, da Amos, Osea, dove ti fanno vedere che l'idolatria, cioè il confidare in ciò che viene dalla mano dell'uomo soltanto, nella forza di ciò che sa fare la creatura umana diventa in realtà una società che è destinata a crollare su se stessa. Quindi l'ora di Benedetto non è, ripeto, lo spazio liturgico della preghiera del monaco, è piuttosto l'ispirazione spirituale della società che egli ci richiama e poi elabora, cioè il mettere in campo tutte le energie perché il mondo funzioni. Pensavo a quanto è importante il messaggio di Benedetto, patrono di Europa, in un momento di grande, di grande disagio sociale, di grande disagio complessivo. Eh, ve lo confesso, a volte si ha l'impressione che anche il nostro tempo sia, abbia molte analogie con quello che è stato il declino dell'impero romano, insomma una civiltà un po' al capolinea. Una civiltà che non è più capace di reggersi, benché abbia moltissima tecnica da mettere in gioco e mettere in campo. E il paradosso è che questa, eh, questa crisi sociale. Non la vediamo tanto nell'economia, nelle strategie politiche, nei grandi giochi, sì anche in quello, perché se io penso in questo momento a cosa sta succedendo in America tra Trump e Biden, insomma, eh, eh, due, due eh, geriatrie, eh, l'una più folle, l'altra più malandata, insomma ci viene da domandare davvero se non sia un po' in crisi tutto il sistema. E dicevo quindi che mi sembra di grandissima attualità quello che sta accadendo proprio perché la crisi si rivela, ripeto, non soltanto nella politica ma si rivela nella crisi delle nuove generazioni, che non è per colpa loro, perché sono le vittime di un impianto messo in piedi dagli adulti. Sto pensando al disprezzo della donna, a dispetto di un femminismo che ha rivendicato per gli anni la sua emancipazione, stiamo assistendo a un degrado e a una violenza sulle donne come... Non si era mai vista precedentemente, è un assassino al giorno quando va bene, senza contare le violenze sessuali sulla donna, alla faccia dei tabù che si dovevano vincere eh, 40 anni fa, liberando finalmente l'amore, concedendo a tutti l'amore libero. Quindi un degrado a molti livelli. Sapete che Bauman, il grande sociologo, ha detto che noi in questo tempo ormai viviamo, non spaventatevi del parolone, di retrotopia. Allora, se io vi dico utopia, capite tutti che utopia è la speranza, la speranza che quello che sta venendo avanti porti benessere, porti un cambiamento, porti a una nuova realtà. L'utopia è sempre uno sguardo in avanti. Bene, eh, diceva Bauman, oggi noi viviamo nella retrotopia, cioè l'utopia legata al passato. Eh, pensate solo per fare un esempio: a, a quanti oggi dicono basta Europa, e quindi sono lì a giocare campagne elettorali stupide dicendo basta l'Europa dimenticando che se oggi l'Europa non resta unita noi saremo mangiati a bocconcini da tutte le grandi realtà mondiali che stanno venendo avanti eh, basta l'euro convinti che se noi torneremo alla lira finalmente sarà eh, un grande bene basta immigrati dimenticando che se non abbiamo gli immigrati e se non li gestiamo per la nostra economia Vediamo le nostre realtà economiche andare a gambe all'aria. Siamo tutti i giorni, e sto parlando della zona dove io vivo, che è la città di Verona, ma tutto il Veneto e tutta l'Italia, siamo qui a dire che manca il personale, mancano i camerieri, manca questo, manca quello manca quant'altro. Eppure c'è qualcuno che è convinto che se noi alzeremo le barriere in mezzo al mare riusciremo finalmente ad avere un'Italia bella, libera, emancipata. Insomma la retrotopia che vuol dire la speranza non è sul davanti ma la speranza è guardando indietro a quello che c'era prima. Qui tutto questo finisce, vedete, per mettere in crisi quello che è il concetto di democrazia, democrazia oggi ne abbiamo già parlato in altre puntate ma oggi la democrazia è messa in discussione da tante cose è messa in discussione non soltanto da una politica autoreferenziale i partiti che sono diventati eh, consorterie elettoralistiche cioè i partiti ormai che sono solo preoccupati di vedere come pilotare le elezioni per portare a casa Bottino senza un progetto che guardi avanti ecco l'utopia Dico, dicevo, la democrazia oggi è in crisi non solo per quello, è in crisi perché oggi c'è tanto individualismo, è in crisi perché la tecnica tante volte si sta dimenticando delle persone. È in crisi insomma, per tante ragioni, perché la gente non ha più voglia di votare. Siamo passati dalle percentuali di voto degli anni 80, che erano il 92, 94, 96% di votanti, all'inizio del 2000 erano l'83, l'85%, oggi siamo sotto il 50%. Sono dati che ci devono fare pensare. E allora però il Papa domenica scorsa a Trieste, durante l'ultima settimana sociale dei cattolici, ha ricordato quello che Giuseppe Toniolo più di un secolo fa diceva circa la democrazia, e diceva che la democrazia è quell'ordinamento civile nel quale tutte le forze sociali, giuridiche ed economiche, nella pienezza del loro sviluppo gerarchico, cooperano proporzionalmente al bene comune, rifluendo nell'ultimo risultato a prevalente vantaggio delle classi inferiori. Potremmo tradurre più semplicemente la democrazia è quella società dove tutte le forze operanti sul territorio fanno sì che nessuno resti indietro. I famosi ascensori sociali. Se oggi ti domandassimo: ma in Italia, ma in Europa in generale gli ascensori sociali funzionano? Cioè vuol dire uno che nasce povero ha. Le condizioni per diventare migliore, per diventare, per salire al primo piano, al secondo piano, al terzo piano? Sul piano della sanità, sul piano della cultura, esistono gli ascensori sociali che fanno sì che tu non sia condannato a restare come sei nato, cioè nel limite della tua situazione di partenza? Questa è la domanda fondamentale. Perché oggi, aggiungeva il Papa, c'è un assistenzialismo peloso. Che è dare dei contributi, ma non guardando alla dignità della persona, e il Papa la definisce un'ipocrisia sociale: cioè io ti do dei soldi e sto... non, non fatemi fare riferimento a, a, a situazioni anche recenti in cui si sono dati i soldi a pioggia. Che sono delle ipocrisie sociali, magari per portare a casa i voti, ma non che non hanno aiutato realmente la popolazione a crescere, a trovare più lavoro, ad avere una dignità che cresce. Quindi sono delle situazioni che sono di fatto un'ipocrisia. Habermas, il più grande filosofo vivente, attualmente vivente, recentemente ha detto: "Come risolvere la crisi della democrazia?" E lui ha detto, lui che è un non credente, ha detto semplicemente una cosa. Andiamo a rivedere che cosa ci dicono le religioni, quelle che mettono al centro la dignità della persona, perché è solo mettendo al centro ancora la dignità della persona che potremo riattivare, rendere vive ancora le democrazie, altrimenti, altrimenti i nostri saranno soltanto dei ritocchi di assistenzialismo, parole che non fanno altro che confermare quello che diceva il Papa domenica scorsa quando chiedeva e diceva la democrazia non è una scatola vuota, ma è legata ai valori della persona, della fraternità e dell'ecologia integrale.